Il lambrusco della contraffazione, distinguiamo due aspetti. Per i consumatori locali, credo che i produttori di lambrusco siano noti a tutti, oltre ovviamente al bollino, no? Però consumare un prodotto che proviene da produttori locali, quindi nome e cognome dell'azienda. All'estero abbiamo gli agenti vigilatori che quotidianamente sono impegnati nei prelievi, in scaffali, in tutto il mondo e ci vengono segnalate anomalie. Io ho assistito di tutto, a registrazione di lambrusco con 2C, a registrazione di lambrusco o con 2S, cioè tutte imitazioni che tendono ad ingannare, la cosiddetta pubblicità ingannevole che viene fatta nei confronti del consumatore. Quindi bisogna fare particolare attenzione, ci sono alcuni elementi fondamentali, perché al consumatore straniero poco interessa se il lambrusco si chiama Graspa Rossa o si chiama di Sorbara, interessa un prodotto che sia standard, quindi che abbia le caratteristiche organolettiche che vanno nelle direzioni. Poi ad esempio penso ai paesi del Nord America o in generale America, dove si beve un prodotto che è decisamente un grado zuccherino che per noi non è sicuramente appetibile, però mantenere fede a quelle che sono le tradizioni anche i consumi. Se una persona vede negli scaffali un prodotto che riconosce che non è lambrusco, la prima cosa da fare è segnalarlo al consorzio di tutela. Questo è il primo elemento. Lo può segnalare anche direttamente nel punto vendita, quindi far capire che, attento, tu stai vendendo un prodotto che è contraffatto, come poi molto made in Italy in Italia, è un made in Italy nel mondo. Dopodiché ci si attiva un percorso per andare a colpire questi contraffattori che sono sempre, come devo dire, molto attenti. Pensate che una quota importante del nostro bilancio noi va speso in ciò che riguarda la lotta alla contraffazione, con delle opposizioni che, se siamo fortunati, si chiudono, voglio dire, prima di andare in un percorso giudiziale, altrimenti ci tocca ad arrivare anche a dei percorsi legati a tribunali e cose di questa natura, sentenze.